Quanta attività fisica fare durante la settimana? L'attività fisica è un modo eccellente per mantenere uno stile di vita salutare e duraturo, oltre a offrirci il vantaggio di ottenere il corpo che abbiamo sempre sognato. Ma quanto dobbiamo allenarci? Quanta attività fisica fare durante la settimana per ottenere i risultati? La risposta dipende dal tipo di allenamento che si svolge, dall'intensità e dalla rapidità con la quale si porta avanti una progressione dello stesso verso i livelli più duri da sostenere e sforzi maggiori. Non possiamo dimenticare che un eccesso di sport può avere conseguenze disastrose per l'organismo. Allenamento eccessivo, quali conseguenze? Rottura delle fibre muscolari, astenia o debolezza generalizzata, dolore muscolare di forte intensità, incremento della pressione arteriosa, diminuzione della libido. Quanta attività fisica fare durante la settimana? La maggioranza delle persone può cominciare con una sessione di esercizi su misura per il proprio corpo e la propria resistenza fisica, ma deve essere un'attività del tutto personalizzata. Non tutti presentano le stesse condizioni fisiche e non tutti ottengono le stesse risposte da parte del loro corpo. Si può andare incontro a conseguenze diverse se si eccede il limite di attività fisica che si è in grado di tollerare in un giorno e persino in una settimana. Per sapere quanta attività fare durante la settimana, bisogna tenere conto degli obiettivi che si hanno, dunque, fare sport per dimagrire non è come realizzarlo a fini terapeutici. Ridurre i rischi dovuti all'età: 2 ore al giorno di allenamento leggero diminuiscono in modo considerevole il rischio di subire un infarto del miocardio una volta superati i 50 anni. Se si cammina a sufficienza ogni settimana, è possibile mantenere il proprio corpo in salute. L'ideale è effettuare delle sessioni moderate di 10 ore distribuite nell'arco della settimana. Bruciare calorie: se l'obiettivo dell'attività fisica è bruciare calorie, si consiglia di realizzare delle sessioni ad alta intensità con brevi intervalli, in modo da massimizzare la durata dell'allenamento. Se andate in palestra, l'ideale è farvi consigliare le strategie migliori da un istruttore che vi guidi con delle tabelle preparate a seconda delle vostre condizioni e del vostro corpo. Per bruciare calorie, non dovete far altro che effettuare 3 sessioni da 20 minuti a settimana e aumentare in modo graduale a mano che superate e migliorate la vostra resistenza. Tonificare la muscolatura: per rafforzare e tonificare tutti i muscoli, è fortemente sconsigliato realizzare un allenamento eccessivo poiché i muscoli hanno bisogno di riposare dopo ogni sessione per ipertrofizzarsi. Allo stesso modo, viene considerata un'idea eccellente per mantenersi in salute, dato che effettuare degli esercizi con i pesi riduce il rischio di diabete di tipo 2 e ipertensione arteriosa. In questi casi si consigliano sessioni da 120 minuti a settimana, divise in 3 giorni per far riposare il muscolo. Aumentare la resistenza fisica: in questi casi, non c'è niente di meglio che percorrere delle distanze da 5 fino a 10, 24 e 42 km in modo progressivo. Se volete arrivare all'ultimo chilometraggio, dovete preparare le vostre condizioni fisiche e questo è possibile allenandosi. Tuttavia, per prima cosa dovete pensare al vostro corpo e mantenerlo in salute a lungo nel tempo. Cominciate strutturando dei percorsi che varino in longitudine a mano che passano i giorni della settimana, senza però eccedere i limiti delle possibilità di energia sulle quali contate, altrimenti vi annoierete nel giro di poco. Un'ora al giorno con 1 giorno di riposo sarà sufficiente per raggiungere la vostra meta nei diversi chilometraggi delle corse che vi proponete, consapevoli che l'obiettivo sarà quello di mantenere la resistenza a lungo termine. Ad aiutarvi a ottenere il corpo e la salute che avete sempre desiderato, con gli ormoni secreti in ogni sessione di allenamento, aumenterete il vostro livello di felicità, a prescindere da quanti anni avete.